La storia degli esseri umani. La storia dell'essere umano è molto lunga, ma si possono fissare alcune tappe della sua evoluzione. L'evoluzione è il processo attraverso cui gli esseri umani hanno modificato alcune loro caratteristiche per adattarsi all'ambiente. 55 milioni di anni fa sono comparsi i primati. Essi erano onnivori e avevano il pollice opponibile, cioè capace di toccare le altre dita, e quindi utile per afferrare gli oggetti. A 4 milioni di anni fa risalgono invece i primi ominidi, gli australopitechi. Essi erano bipedi, quindi camminavano su due piedi in posizione eretta, e raccoglitori, cioè si procuravano il cibo raccogliendo frutti e vegetali. 2,5 milioni di anni fa sono comparsi in Africa i primi esseri umani, con la specie Homo habilis. Essi erano abili, cioè capaci di lavorare la pietra per realizzare semplici oggetti. E infatti inizia da questa tappa l'età della pietra. Secondo molti studiosi, 1,900,000 anni fa, dalla specie Homo ergaster, cioè il lavoratore, comparsa in Africa, si è originata quella dell'Homo erectus, che si è spostato in Asia e in Europa. Queste specie, infatti, erano nomadi, cioè non vivevano in un luogo fisso, ma si spostavano continuamente per cacciare. 1,500,000 di anni fa, l'Homo erectus ha compiuto un passo fondamentale per la storia dell'essere umano. Ha imparato a usare il fuoco. 300,000 anni fa, in Europa, l'uomo di Neanderthal, ormai esperto cacciatore, ha prodotto le prime pitture, dette pitture rupestri, di cui sono rimaste tracce ancora oggi. Infine, 200,000 anni fa, è comparsa la specie Homo sapiens, nostra antenata e unica specie di Homo rimasta a popolare la Terra. Dall'Africa si è spostata anche negli altri continenti, come l'Europa, e ha sviluppato la capacità di usare il linguaggio.